la gente, il doc qua presente. Buongiorno, buongiornone. Sto cazzo e sto cazzone, vuole dire, raga. Vuole dire, inizia la settimana che non passa mai, poi il weekend. Due sputatine. Il weekend sembra che è un'eiaculazione precoce, cazzo di giù. Minchia, dura un cazzo. E che palle. Comunque. Allora, raga, partiamo subito col dire che indica. Sembra stare bene, anche ieri sera ha postato una foto sui social, si è escluso l'infarto. Adesso comunque gli hanno fatto tutti gli esami, passeranno, secondo me domani saprà meglio realmente che cos'ha, o anche oggi sul tardi pomeriggio. Comunque siamo tutti felici davvero, quando vedo che il calcio comunque in Italia è sentito in una maniera differente da tanti altri posti, però quando inizi a vedere che tutti i tifosi diventano coesi, si uniscono, è una gioia, raga, è veramente, veramente una gioia. Comunque, sta meglio, speriamo che continui a migliorare e così via. Parliamo oggi di una bomba. Allora, io sono stato uno dei primi, perché me l'avevano detto, a dire Thiago Motta alla Juve e la gente mi perculava. Oggi però potrebbe essere grande giorno. Allora, io ve lo dico con della tranquillità, perché comunque, anche che me lo dicono, anche che sono persone che di solito non mi dicono cazzate e tutto quanto, io mi chiamo Thomas, il mio santo è San Tommaso, e se non vedo non credo, non mi fido neanche di me stesso, cioè in poche parole, detta come va detta. Perciò io vi riporto le notizie, ma molto con calma, con della tranquillità. Quando poi sarà ufficiale apriremo champagne, faremo casino, poi dopo lì sì che ci divertiremo. Benissimo. Thiago Motta oggi dovrebbe firmare il pre-contratto con la Juventus, il pre-accordo con la Juve. Speriamo, raga, speriamo, non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora. Sono buono, c'ho questa sensazione di liberazione clamorosa, anche perché Allegri, da quello che sto cercando di capire, nessuno ha realmente le idee chiare su Allegri, ma c'è chi dice Bayern Monaco. Bayern Monaco davvero può fare una cazzata così? Boh. C'è chi dice Manchester United, ce ne sono tante, però invece per me alla fine si andrà a risolvere il contratto con un indennizzo della Juve, e Allegri non se lo cagherà un cazzo di nessuno. Poi io, se mai trova squadra, vedremo. Vedremo. Comunque, Thiago Motta oggi dovrebbe andare a firmare il precontratto con la Juventus per legarsi alla Juve. Vi dico anche delle cifre: 4 milioni più 2 di bonus al raggiungimento degli obiettivi, che non è uno stipendio basso, però non è neanche altissimo, non sono i 7 di Thiago Motta. Io l'unica cosa che voglio dire a noi tifosi, a tutti, perché io l'ho già visto sto film, io lo so già, bene, Thiago Motta cazzeggia, inizia a fare 2-3 partite, ma gli allegriani vengono fuori come i funghi di qua e di là, di su e di giù. Allora, la Juve è una squadra che deve essere rifondata dalla A alla Z, tutta, completamente. Perciò non è che Thiago Motta è Harry Potter o Merlino con la bacchetta, fa una mezza magia e così di punto in bianco sistema tutte le cose. Non va così, avrà bisogno di tempo. Voglio anche ricordarvi una cosa: Klopp, primo anno a Liverpool, arriva settimo,
Poi col lavoro ti vince tutto, Premier, FA Cup, Carabao, Champions League. Quello che vi voglio dire è, perciò, soprattutto i tifosi juventini, vi dovete dare del tempo. So che noi tempo non ne abbiamo, non vogliamo aspettare, vogliamo vincere tutto subito, qua e là, su e giù. Vi dovete dare del tempo, regà. Perché o gli diamo del tempo, a momenti c'è il camion che distrugge la macchina, fanno un gran frontale, grande il camion. Ah, veramente, porca troia, io li picchierei i camionisti davvero delle volte, non tutti, però veramente si sentono i re della strada. Vabbè, tralasciando. Gli dovete dare del tempo, Tiagone. Dovete dare del tempo con della calma, perché ci vuole della calma. Tiagone farà un bellissimo progetto. Io sono fiducioso, io penso che davvero possa costruire un qualcosa di bellissimo. Già a me solo il fatto che è andato a San Siro e non ha salutato i suoi ex tifosi mi fa già godere di brutto, con il quale ha poi vinto un triplete, mi fa godere di brutto, ormai è juventino duro, juventino al 100%. Mi dispiace per il Bolo, ma per il Bolo c'è in lista italiano, perché ci sarà anche un gran bel via vai di panchine in Serie A, ci sarà anche un bel via vai di panchine. Si parla addirittura anche di Gasperini al Bologna, attenzione. Comunque, quello che vi dico è questo qua, dobbiamo dargli del tempo, con della calma, regà, con della calma, e gli dobbiamo... e dobbiamo fargli creare, lo facciamo creare, mette su questo progetto e poi dopo inizieremo a vincere con della calma, raga. Perciò non aspettatevi che, ma chiunque, anche se arriva Guardiola, cioè nel senso, non aspettatevi di vincere subito, non vinceremo subito, vinceremo subito. Per ora almeno in Italia l'Inter è molto più avanti di noi, a meno che non gli smantellano la squadra Inzaghi al 99%, anche il prossimo anno rivincerà lo scudetto, cioè ve lo metto per iscritto. Perciò regà, piedi per terra, sia con la notizia che mi sta dando il doc su Thiago, anche se ci credo, però voglio vederlo, non mi vedete così felice, perché voglio vederlo, ripeto, me l'hanno detto in tanti, me l'ha detto anche una persona molto vicina alla Juve che, ripeto, ve l'ho già detto, porterò in live, non vedo l'ora che si libera, voi vedrete, ma che hai portato in live? Per quello vi dico, state tranquilli, però non è che io non mi fido di lui, non è che non mi fido degli altri, non è che non mi fido del migliore amico di Thiago Motta, che adesso cercherò di chiedergli se vuol fare un video oggi, no, perché sono in ritardo come il culo, va bene, però cercherò di portare tutto, e se riesco vi do una chicca, se riesco vi faccio fare un saluto proprio da Tiagone Nazionale. Mercoledì lo dovrei riuscire a beccare a far colazione, forse. Comunque regà, io vi ringrazio a tutti di aver visto il video, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti entro il 15 di maggio, e fra poco vedrete anche un upgrade dello studio del doc, da dove facciamo le reaction, da dove facciamo i video. Adesso piano piano stiamo modellando. Adesso fra poco la qualità delle live sarà molto 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 più potente, più bella, la qualità video sarà migliore, la qualità audio sarà migliore, perciò fate cucinare il doc e ci divertiremo. Vi ricordo anche che quest'estate ci sarà l'Europeo col doc, e
poi non ve lo potete perdere, perché ho in mente di fare qualcosa che ci divertiamo realmente tanto e finalmente possiamo tifare tutti insieme la stessa squadra. Chi non vuole tifare Italia, fuori dai coglioni, perché il primo che mi dice uno juventino che tifa Italia, lo banno, avete rotto il cazzo, cioè davvero, ognuno fa quello che vuole. Cioè, no, io non vi dico che dovete tifare Italia, di quello non mi interessa, però mi sono rotto il cazzo tutte le volte, minchia, faccio qualcosa e mi rompono i coglioni. No, punto. Io tifo Italia, sono italiano e tifo Italia. Oh, è cazzone. Cioè, voi tifare Italia e vi dirò di più. Spero di vincere un altro europeo. Con chi? Con mio nazionale. La chiesa al centro dei villaggi. Raga, mi raccomando, iscrivetevi, perché se sono qua è solo grazie a voi, e se crescerò ancora è solo grazie a voi. Voi avete il mio futuro in mano. È una cosa grossa da dire, però voi avete il mio futuro in mano, sono nelle vostre mani. Vi voglio bene, bella regà, buon inizio settimana.